A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico è tempo di bilanci per i mercatini del libro usato. Siamo qui a Pescara in via Campobasso, il mercatino dell'Arci, ma anche di altre associazioni. Un bilancio positivo? Assolutamente, come Arci, Ginestra, Passellas abbiamo dato vita a questo mercatino. È andata molto bene, c'è stata molta partecipazione, molta frequenza, molta affluenza da parte delle famiglie e degli studenti medi ed anche universitari. Perché oltre al mercatino del libro usato, qui in via Campobasso, in questo circolo Arci, il circolo Babilonia, abbiamo creato anche un'aula studio in un momento in cui aule studio non ve ne sono, gli studenti universitari hanno anche difficoltà a trovare luoghi in cui studiare. Tanti libri venduti e ricevuti e molti studenti che appunto nel pieno rispetto rigoroso delle norme anticontagio hanno potuto e hanno trovato un luogo in cui studiare in sicurezza e in tranquillità. Abbiamo cercato di rendere più accessibile l'acquisto dei libri, soprattutto perché sappiamo che soprattutto per gli studenti delle superiori i libri e le spese che un genitore deve affrontare molto spesso ammontano sulle 300, anche 400 euro, insomma sono molto onerose. E noi abbiamo cercato di restituire dei libri in buone condizioni anche a tutti gli studenti che ne avessero bisogno, magari a metà prezzo, anche un po' di meno, cercando appunto di renderli più accessibili. Com'è andata poi con le norme anti-Covid? Diciamo che siamo stati molto attenti, abbiamo cercato di mantenere sempre mascherine, distanze, abbiamo segnato anche le distanze di sicurezza e disposto le sedie in modo tale che il metro di sicurezza fosse sempre rispettato e soprattutto abbiamo un dispenser all'entrata per igienizzarsi le mani. Quindi è andata bene, è andata bene. I soldi incassati, come li utilizzerete? Pensiamo di restituire il 40% dei soldi, o meglio, il 40% del prezzo del libro, perché noi poi lo veniamo al 50%, ovviamente a chi ce li ha portati, a chi ce li ha consegnati, in modo tale che ne possano avere un ricavato, e il 10% trattenerlo invece per poter ristabilire, diciamo, questo luogo che è un luogo di incontro per tutti gli studenti e per fare una sorta di fondo cassa.